Buona serata, io sono Marco e benvenuti in questa serie dedicata alla domotica. Oggi parleremo di Google Home Mini e di Echo Dot di Amazon. Oggi cercherò di consigliarvi quale di questi due prodotti si avvicina di più alle vostre esigenze, perché questi due prodotti sono uguali, fanno le stesse cose ma in maniera diversa. Come vi dicevo, questa è una serie, ogni settimana collegheremo un accessorio per rendere la nostra casa più smart. Partiremo da una cosa semplice come le prese, oppure come accendere, le luci in casa. Passeremo poi alle cose un po' più difficili, come attivare una tenda oppure alzare e abbassare le tapparelle, e arriveremo alla fine, per collegare un impianto di videosorveglianza. Se siete interessati all'argomento, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Parliamo prima del software, poi apriremo la scatola e vedremo l'hardware dei due prodotti. Allora, questo è Echo Dot. Echo Dot implementa un software che si chiama Alexa, che si collega a Bing e a Wikipedia per le nostre domande. Invece, questo è Google Home Mini, e Google Home Mini si collega a Google Assistant, che è quel software che troviamo nei telefonini Android oppure quando facciamo una ricerca sul computer. Quindi è un motore di ricerca che c'è da più anni e quindi è molto più affidabile. Quando collegheremo questi assistenti vocali per la prima volta ci permetteranno soltanto di fare delle cose basiche. La cosa più importante è la ricerca sul web, quindi noi gli faremo una domanda e lui chiaramente cercherà nel web la risposta e ce la darà. Oppure fare altre cose come l'agenda, impostare una sveglia, una lista della spesa, vedere il traffico, il tempo che fa. Poi per le cose più avanzate dovremmo impostarle noi, e in questa serie è quello che faremo. Ora riapriamo e vediamo come sono fatti. Questo è Google Home Mini e questo è Echo Dot. Come vedete, già soltanto nel guardarli vediamo che questo è più piccolo e ha una forma anche più carina. Questo è un po' più grosso, Echo Dot è un po' più grosso e anche molto più pesante. Ha i tasti in alto per il volume e per escludere il microfono. Invece, per escludere il microfono in Google Home Mini bisogna utilizzare questa levetta. E Echo Dot ha una cosa in più: ha la presa, come vedete, un'uscita. Per collegare uno speaker esterno, quindi delle casse, o si può collegare anche uno stereo. È un'uscita un po' vecchia, il jack da 3,5, però comunque è una cosa in più che c'ha rispetto a Google Home Mini. Il volume di, come si chiama, di Echo Dot è molto più alto, quindi se vogliamo utilizzarli per ascoltare la radio, a mio parere questo è molto più performante anche. Non è solo più alto, ma si sente anche meglio. Però ho notato una cosa, io ho già un mese che li utilizzo, li ho comprati durante il Black Friday, è un mese che utilizzo questo perché mi è arrivato subito, invece Echo Dot mi è arrivato una settimana dopo, quindi sono sempre comunque 20 giorni. Ho notato che se questi sono in salotto e io sono in bagno, per esempio, o in camera, se li chiamo fa molto più fatica Alexa a sentirmi. Invece con Google Home Mini si vede che lo speaker in entrata è migliore qualitativamente a questo, riesce a sentirmi subito. Ho provato anche a metterlo molto più lontano rispetto a Echo Dot, e con questo riesce sempre a sentire quello che gli chiedo. Invece con, come si dice, con Echo Dot è un po' meno performante, quindi per utilizzarlo al meglio dobbiamo essere nella stessa stanza. Come vedete, ora ho collegato tutti e due gli assistenti vocali perché voglio farvi vedere una cosa che non mi è piaciuta moltissimo in Google Home. Invece Alexa non ha questo problema. Praticamente Google Home Mini, ogni volta che gli fate una domanda o una richiesta, parlerà sempre un po' di più di Alexa, soprattutto quando gli date un comando. Quando gli date un comando, Alexa alle volte neanche risponde, esegue il comando e basta. Invece Google Home Mini vi darà una risposta ogni volta, e anche una risposta molto lunga. Questo problema l'ho notato la sera, perché se vi alzate la sera, di notte, che magari dovete andare in bagno, cosa succede? Che gli parlate piano, loro sentiranno lo stesso e accenderanno la luce, del bagno, però solo che Google Home sveglierà tutta la casa. Invece Alexa non ha questo problema. Vi faccio un esempio. Alexa, accendi luce bagno. Ok. Alexa, spegni luce bagno. Ok. Ehi Google, accendi luce bagno. Va bene, accendo il dispositivo bagno. Ehi Google, spegni luce bagno. Ok, spengo il dispositivo bagno.
Comunque sono due dispositivi che funzionano tutti e due in maniera perfetta. Non ho avuto problemi con nessuno dei due, mi sto divertendo a utilizzarli tutti e due. Niente, non ho avuto problemi sia in fase di installazione del device che anche in fase di installazione dei vari dispositivi che ho accoppiato. Se volete chiedermi quale dei due comprare, io vi dirò: compratelo in base a come utilizzate internet. Vi faccio un esempio: se utilizzate i servizi di Google, quindi il Chromecast, l'agenda di Google, Google Music, allora vi dirò comprate questo perché questo vi semplificherà la vita. Perché questo, appena lo comprate e lo collegate al vostro wifi, la prima cosa che farà è si configurerà con tutte le applicazioni che utilizzate. Invece, se siete degli assidui frequentatori di Amazon come me, avete il Prime Music, avete il Kindle, quindi vi piacciono i libri, volete ascoltare i libri, quindi gli audiolibri, volete sapere a che punto è una spedizione, oppure vi interessa sapere le caratteristiche di un prodotto venduto su Amazon, gli fate la richiesta, lui si farà la ricerca tra i vari Amazon che ci sono sparsi nel mondo, scaricherà le istruzioni, farà traduzioni e niente, vi farà la traduzione. Spero di essere stato di aiuto per tutti. Scrivetemi qua sotto se avete qualche domanda da farmi. Iscrivetevi al canale così sarete aggiornate sulla serie riguardante la domotica. Buon weekend!